euro o di 5.000 euro e penso che non valga la pena spendere 40 euro per avviare un procedimento di mediazione o 80 euro per 5.000 euro per avviare un procedimento di mediazione. Sono il primo io che penso che il mio problema non valga nulla. Le parti devono aiutarsi ad aiutarsi. Allora, quando si arriva allo sportello, si deve pensare che lo sportello fornirà alle parti che verranno allo sportello tutte le informazioni utili per riuscire ad inquadrare o meno all'interno di un procedimento di mediazione il vostro problema. Dopodiché, tutte le informazioni trasparenti in merito agli eventuali costi che dovessero instaurarsi a seguito dell'avvio della mediazione sono chiaramente rappresentate allo sportello. Considero chiaramente in servizio del mediatore e non l'eventuale assistenza che la parte intendesse per obbligo o per facoltà richiedere ad un professionista o un avvocato che volesse accompagnarla. Cosa fa il mediatore quando le parti presenti al tavolo negoziale? Le ascolta. Non le ascolta come farebbe un paciere, non le ascolta come farebbe un soggetto che intende bonariamente sottrarre da un giudizio le parti perché i luoghi comuni si sprecano in questi contesti. Le ascolta cercando di individuare rispetto alla singola condizione economica e sociale che ciascuno di noi ha e che è evidentemente diversa da quella della persona che ci abita accanto, o ciascuna impresa, o ciascun ente pubblico, o ciascuna associazione, perché nessun soggetto alla porta chiusa innanzi alla mediazione, chiunque può accedere alla mediazione. Il mediatore ascolta i veri bisogni, che spesse volte nulla c'entrano con il diritto al quale ho cercato in qualche modo di ancorare il mio bisogno, cercando la ragione e allontanandomi evidentemente dal bisogno. Ascolta i miei, ma il mediatore deve ben sapere che se aderirà ai miei bisogni farà fallire la mediazione, perché i miei bisogni probabilmente confliggono con quelli della mia controparte. Il mediatore deve esplorare tutti i bisogni, non soltanto quelli che noi abbiamo resi noti, ma anche quelli sottesi. A volte ci si aggancia ad un problema, ma perché in realtà sotto ce n'è un altro. I casi delle discussioni in merito all'eredità sono noti, o in merito al condominio, no? Adesso te la faccio pagare per tutte le cose che negli anni sono sovrastrutturate, allora utilizzo questa mia posizione che ritengo essere giuridicamente forte per fartela pagare. Allora il mediatore deve esplorare i veri bisogni delle parti. Guardate, chiedo conforto nell'avvocato Fotto rispetto a questo. A volte ci incontriamo nei corridoi in ICAF quando uno fa la mediazione da una parte, l'altro fa la mediazione dall'altra, ci guardiamo. Insomma, questa mi sa, purtroppo mi spiace, ma mi pare che stia andando nel verso giusto. Dopo un quarto d'ora, Luca, stai facendo il verbale? Sì, sto facendo il verbale. Vabbè, dai, la prossima volta andrà bene. No, ma è chiusa con accordo. Cosa è successo in quel quarto d'ora? Se, come diceva l'avvocato Fotto poco fa, il mediatore non ha fretta, il mediatore non pensa a quanto è pagato perché prenderà una parte di quello che viene pagato all'intera organizzazione per gestire il servizio, non pensa al fatto che probabilmente se è un professionista che esercita un'attività in un altro contesto, stando nel suo ufficio in quel momento lì guadagnerebbe di più, ma pensa che sta svolgendo un'attività economica, senza dubbio, che porta con sé un'importante leva sociale, allora il mediatore farà un ottimo lavoro, perché ascolterà le parti veramente e il suo vero obiettivo sarà trovare una soluzione che renda soddisfatte entrambi. E questo è il lavoro più difficile del mediatore, perché a volte quella soluzione non sta nel diritto. E proprio per noi giuristi o per gli avvocati questo è il primo limite, individuare soluzioni che non siano nel diritto. Il limite invece di chi non ha le competenze giuridiche è individuare i rischi di non accettare un accordo, perché i rischi di non accettare un accordo stanno tutti nel giudizio. E allora là sì che bisogna conoscere come avviene la procedura. Laddove la vostra problematica meritasse di avere più di un mediatore messo a disposizione, perché bisogna integrare le competenze, ICAF, senza alcun costo aggiuntivo, metterà a disposizione della vostra controversia due mediatori. Uno che abbia competenze di un determinato tipo, uno che abbia competenze che vadano a complementare quelle del primo, in modo tale che possibilmente nel giro di poche ore una controversia possa risolversi. La nostra prassi è quella di non fare rinvii,
non continuare a invitare le parti a rincontrarsi, perché sono dannosi rispetto a quelle che sono le dinamiche decisionali alle quali ciascuno di noi è abituato. Quando riteniamo che un accordo è un buon accordo, siamo pronti a sottoscriverlo. Quando poi fuori da quella stanza abbiamo una serie di interferenze esterne, mogli, mariti, fratelli, figli, gli amministratori di condominio, i consiglieri, i soci delle società hanno gli altri soci, ecco, allora fuori da lì poi il rischio che fallisca la mediazione diventa elevato. Ecco perché se uno deve portarsi dietro la moglie o il marito, se lo porti direttamente in mediazione, così almeno se dobbiamo risolverla, la risolviamo in poco tempo. Penso che rispetto alla mediazione potrei parlarvi delle ore, però voglio anche lasciare spazio a voi per le domande e anche alle persone che mi stanno accanto a questo tavolo, in quanto l'opportunità di parlare in un'istituzione come la vostra di mediazione è sicuramente una grande opportunità, per la quale io ringrazio nuovamente l'amministrazione comunale e voi di essere presenti.